All'indomani delle piogge, dei venti forti e delle nevicate che nella giornata di ieri hanno messo in ginocchio l'Abruzzo, oggi si tiene il tavolo tecnico per la conta dei danni. Per avere l'esatta contezza della situazione, analizzando e studiando ogni territorio, ogni segnalazione suddivisa per comuni e per difficoltà. Sì, in forte evoluzione, purtroppo stiamo adesso mettendo insieme tutte le notizie dei report che abbiamo fatto insieme al nostro centro funzionale d'Abruzzo, al Dipartimento di Protezione Civile, sulla situazione in essere e soprattutto su ciò che è stato la giornata di ieri, che è stata veramente una vera e propria ecatombe. Si stimano già grandi danni per il territorio, si parla già di richiesta di stato di emergenza per ottenere aiuti dal governo centrale. Proprio stamattina il presidente della regione D'Alfonso si è recato a Palazzo Chigi per incontrare i vertici e portare la voce dell'Abruzzo. Quello che posso dire è che sicuramente sarà una stima molto molto importante. Non credo che negli ultimi anni si siano verificati eventi di questo tipo. Certo c'è stato quello del 2012, del 2005, lo ricordiamo ben bene, ma così esteso soprattutto sulla stragrande maggioranza del nostro territorio regionale non lo si ricorda. Ancora in piena emergenza tanti comuni, con oltre 100.000 utenze Enel interrotte, causa crollo degli alberi. Interi quartieri sono al buio da ieri, frane, smottamenti, alberi caduti, il bollettino ancora non è chiuso. Ad oggi sono ancora un centinaio di comuni che sono senza energia elettrica e sono più di 100.000 persone, 100.000 utenze che non ricevono appunto la corrente. È una situazione che, almeno per quanto riguarda il fronte Enel, dovrebbe migliorare ad horas e noi stiamo monitorando fin dalle prime ore dell'alba di stamattina.